Sapete tutti che sono un giornalista libero, uno che le cose non le manda a dire, le dice in faccia. Mi sono fatto tanti nemici anche tra i politici, però sono anche abituato a riconoscere il valore dei politici, di quei politici che si impegnano per il territorio, a prescindere dal colore politico, dalla bandiera, dal fatto che siano in maggioranza o in opposizione in questo o in quell'ente. In questa sede voglio parlare di Renato Perrini, consigliere regionale di opposizione, consigliere appunto della Regione Puglia. Ma intanto devo dire una cosa. Sfrutto il mezzo televisivo, lo strumento dei social per poter chiedere un incontro, udienza a Renato Perrini, nel senso che l'ho visto molto impegnato in ambito sanitario e la cosa mi fa piacere, però Renato Perrini, io avrei il piacere davvero di incontrarti perché ci sono tante problematiche sanitarie, vorrei esportele, vorrei insieme alle tante che tu hai già affrontato, però dammi la possibilità di incontrarti perché non riesco mai a beccarti. Certo, devo riconoscere che sei molto impegnato in ambito sanitario. Ti vedo correre, sbattere, tra virgolette, da una struttura sanitaria all'altra, presso la ASL di Taranto e non solo, presenti certe situazioni davvero emergenziali. In questo ti riconosco il merito di tutelare i cittadini, di tutelare soprattutto l'ammalato. Ho molto apprezzato il tuo contributo per far sì che la ASL si dotasse di 8 particolari strumenti per la dermatoscopia, strumenti di videodermatoscopia e quindi poter subito monitorare, no, per esempio i tumori della pelle legati a nei e quant'altro. Ho apprezzato anche il coraggio che hai avuto nel dire questa è la situazione di Taranto, l'emergenza sanitaria di Taranto, ministro Grillo, ministro della sanità, vieni con noi sul territorio a vedere cosa succede. E però Renato Perrini ti vorrei incontrare, non so come fare perché ho provato al telefonino, ho provato con WhatsApp, Messenger, o devo venire apposta a Bari oppure sfrutto questo strumento. Quindi una tiratina delle orecchie perché non riesco a incontrarti, però ti do grande merito, veramente un plauso, perché ripeto, io, vedete, non devo raccontare la mia vita, la mia storia. Io ho perso mia mamma un anno e mezzo fa e mia mamma era invalida, colpita da un ictus negli anni addietro. Ora ho mio padre con un grave tumore, capisco davvero cos'è la sofferenza, capisco la voce disperata di chi soffre e per questo Renato Perrini io ti do merito per quello che stai facendo. Ho apprezzato il fatto che proprio l'altro giorno cercavo di incontrarti e mi hanno detto che eri in tour, ma non il tour musicale, il tour degli ospedali dal Moscati a Martina Franca e poi alla struttura, alla RSA di Crispiano. Tante battaglie che vanno fatte in nome e per conto del cittadino. Do atto a Renato Perrini che non è uno di quelli che fa passerella, perché ci sono tanti politici che magari si ricordano del cittadino in campagna elettorale, oppure sono presenti a inaugurazioni, conferenze, convegni, a tagli di nastro. No, Renato Perrini è semplice. Forse non elegante nel suo aspetto esteriore, lo dico così col sorriso, ma fattivo, concreto. Ripeto, io, avete visto anche in tante occasioni, sono stato lontano e sono anche lontano per certi aspetti da certe impostazioni del centrodestra, però non sono neanche di sinistra e avete visto come ho criticato e sto criticando il Movimento 5 Stelle e Lega. Sono libero, sono uno spirito libero, quindi la mia non è una
passatemi l'espressione, leccata, passatemi l'espressione poco elegante nei confronti di Perini, ma voglio dare atto a questa persona che si sta battendo per la sanità. A me non frega niente se uno è Forza Italia, PD, Fratelli d'Italia, Lega, 5 Stelle, Sinistra Estrema, non mi interessa, mi interessa una persona che sta sul campo, che è a fianco del malato e che quando il malato ha bisogno, il politico, il soggetto istituzionalmente preposto risponde. E in questo devo dire, devo esprimere il mio compiacimento a Renato Perrini, al consigliere regionale Renato Perrini, sperando che si faccia vivo e possa io incontrarlo.